Let's play together, let's feel good. Giocare insieme per sentirci meglio. È stato questo il tema dell'evento che ha concluso giovedì scorso il progetto Erasmus Sport, il cui obiettivo è promuovere l'esercizio fisico e sportivo non in senso agonistico, ma piuttosto per favorire la socializzazione, l'inclusione e il benessere. L'appuntamento ha visto la partecipazione di oltre 400 giovani provenienti da organizzazioni dei paesi partner del progetto e degli istituti scolastici, insieme a quelli dei centri di formazione dell'Emilia-Romagna e di molte altre regioni italiane. La dimensione sportiva è preziosissima per le dimensioni relazionali e per giocare di squadra, per fare gruppo, per ottenere dei risultati non attribuendoli a sé, alle proprie capacità, ma a un gioco di squadra. In ultimo mi sembra preziosissimo, in questo tempo, sempre così, un po' anche un po' confuso, dove qualcuno dice che si matura un po' più a lungo, in cui le decisioni si prendono sempre più tardi, l'esercizio dell'attività sportiva genera un sacrificio e la chiarezza del traguardo. Cioè avere chiaro che bisogna raggiungere un risultato, bisogna vincere una partita, bisogna tagliare quel traguardo, bisogna superare quel limite. Nel mio caso specifico lo sport ha cambiato la vita, perché per quelli che non mi conoscono, io sono un emigrato clandestino, venuto in Italia nel 98 con queste imbarcazioni di Speranza. Sono venuto in Italia con un gommone e come tanti immigrati nella speranza di poter cambiare la propria vita e poter avere un futuro migliore per sé e per la propria famiglia. Lo sport per me è stato un aiuto a superare le barriere o comunque la mia disabilità, perché fin da piccola i miei genitori mi hanno subito buttato in mezzo agli altri, in mezzo allo sport, quindi ho fatto tantissimi sport e questo qua è stato proprio un aiuto a vivere una vita normale.